La sanità non si baratta, si legge in uno dei cartelloni del Comitato Cittadino a difesa dell'ospedale di Senigallia. Liste di attesa aperte, pronto soccorso a norma e sanitari a tempo pieno sono le richieste del Comitato, che ha allestito un banchetto in corso 2 giugno per informare i cittadini sulle problematiche legate al locale nosocomio. Ci continuiamo a battere per l'ospedale di Senigallia. Dal 2010, pressa poco, hanno chiuso 7 reparti, praticamente decimato gli altri che mancano personale, mancano macchinari, pronto soccorso che praticamente è allo stremo, stanziati i soldi che sono 3 anni e ancora non si sa niente, chiesto all'assessore, mi risponde che stanno vagliando il progetto e quanto tempo ci vuole questo progetto. Noi abbiamo cominciato a batterci quando è stata chiusa l'unità di terapia intensiva per cardiologica, la famosa UTIC. In che anno? Nel 17. La giunta regionale grande assente, nessuna risposta alle parole della presidente del comitato. Fondi stanziati ma mai messi a terra, reparti chiusi e liste di attesa infinite che creano problemi ai cittadini. Al banchetto informativo molte le firme per chiedere risposte. Con una X si può far sentire la propria voce. Altrimenti ci siamo sempre noi cittadini. Perché se abbiamo liste d'attesa infinite, il nostro ospedale non viene considerato, se un pronto soccorso non ha medici specializzati ma ha medici generici e se il personale sanitario non è a tempo indeterminato ma è a collaborazione, quindi a scadenza, è chiaro che cosa succede? Che in queste carenze di servizi siamo costretti ad andare fuori regione,